Ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video di reazione alle vostre migliori giocate. Sto uscendo con un giorno di ritardo, ovvero lunedì. Solitamente questa è la serie domenicale che porto una settimana sì, una settimana no. Ma devo dire la verità, domenica, cioè oggi per me, il 17, un po' di problemi ad alzarmi dal letto. Ho avuto un po' da fare a letto perché ero un po' stanco, visto che il sabato ho fatto un sacco di cose, ragazzi. Ho comprato l'albero, ho fatto l'albero il 16 di novembre, però lasciamo stare. Quindi mi raccomando sempre di supportare questa serie al massimo, utilizzando, ovviamente, ragazzi, il codice creatore giallo, questo è di vitale importanza, di inviarmi le vostre clip all'email fortelyjumpite@gmail.com per apparire e per far parte di questa serie di Fortnite che ormai è super amata e super apprezzata da voi. Spero, ragazzi, che continui ad esserlo. E niente, ragazzi, vediamo le giocate di questa settimana. Sono proprio curioso di vedere cosa mi avete mandato, quindi vado qui e cerco subito le giocate. Eccole qua. Partiamo subito con Cry o Cree. No, Cree, no, Cry no, è Cree. Cioè, Cry era sera senza l'H. Partiamo con Cree, ragazzi. E ovviamente nella season nuova, sono, spero, tutte clip prese dalla season nuova. Lui ha 9 kill in solo e sono rimasti in 2, quindi 1 versus 1. Vediamo cosa combina. Oddio, sta provando. Ragazzi, se rientravo col nosco, però tanta roba. Ok, viene sparato in un modo incredibile da un nemico. Ragazzi, come si suol dire, è pulito. Il mod di questo video sarà pulito. Incredibile, ragazzi. È venuto proprio bello pulito. Cioè, per il nemico, boom. Con estrema scioltezza ha vinto la partita senza entrare in panico. Boom, un colpo, un morto, 275 in testa. Boom, headshot. Quest'altra clip ce la manda Matthew. Mamma mia che l'ho detto bene. Matthew. A 3 kill sono rimasti in 16. Vediamo cosa fa. È chiuso all'interno di un fortino. Vediamo come adopererà questo cecchino. Ok, fallisce il primo. Ragazzi, ho detto fallisce il primo colpo, ma in realtà non l'ha fallito. Non l'ha per niente fallito, raga, l'ha preso in pieno. Ma pulitissimo pure questo, ragazzi. Ve l'ho detto che il mood di questo video era pulito. Cioè, la perfezione questa kill è stata, ragazzi. Boom, 100 switcha, boom. Ragazzi, questa clip è bellissima. Io non so, cioè, ma veramente, questa clip è stupenda. Cioè, non è nulla di che. Però mi piace proprio perché è super pulita, super clean. Figa, 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 figa. Bravo, Matthew. Pronto? Ragazzi, ma il 4 terzi su Fortnite non era stato limitato? O comunque la risoluzione stretched? Perché nonostante ciò mi arrivano ancora clip giocate in 4 terzi? O proprio hanno i monitor in 4 terzi, quindi ok? Oppure non lo so, l'hanno rimessa. Comunque, a dire questo mio piccolo, di questa mia piccola perplessità, siamo con molti. Si chiama cosa così, proprio si chiama molti. Sono in 2, il suo compagno è morto. Hanno in totale 9 kill, lui ha 7, sono rimasti in... Quindi lui contro altre 2 persone, presuppongo un team. Vediamo come agisce. Vediamo come agisce, ragazzi. Builda, li sente, ce l'ha sotto. Così cattivo, ragazzi, piazza la trappola. Madonna, una trappola non è pelo. Sua. Oddio, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi, che cattivo! Vai, chi sono? Chi sono, Marco? Chi sono? Chi sei, fra? Ragazzi, comunque è cattivissimo. Cioè, la trappola la mette ovviamente il nemico. Madonna, riesce a sfuggire alla trappola. E poi uscia con una cattiveria e un'udita all'interno della safe. Ragazzi, li voleva finire, li voleva distruggere. Chi sono, Marco? Chi sono? Un player di Fortnite che ha appena vinto una partita. Però bella, carina. Mi è piaciuta questa clip perché sei stato molto aggressivo. Molto, molto cattivo. Proprio te la volevi conquistare, sta vittoria. Passiamo a Neo Alex. O Neo Alex. Hanno 11 kill di squad, lui ne ha 5. Abbatte il primo nemico, sono in un fight. Mamma mia, ragazzi, che bordello. Ha 40 HP tipo. Riesce a sconfiggere questo nemico? Oddio la trappola, oddio la trappola. Oddio, ragazzi, la trappola non sta scattando. Raga, non sta scattando la trappola, che culo. Ma cosa sta facendo? Ma cosa ha fatto, ragazzi? Cioè, il suo team nel frattempo è morto tutto. Cioè, all'inizio della clip erano quasi tutti in vita. Alla fine tutti morti. Però invita questo all'interno del suo fortino. Lo ammazza. Nel frattempo viene pushato da un altro nemico che piazza una trappola. E la trappola non scatta perché non è nel range della trappola. Incredibile. Poi modifica la costruzione e riesce ad abbattere quel nemico che aveva piazzato la trappola. Appena arriva un altro e con 4 HP li fa fuori.
Mamma mia, ragazzi, che bordello. Una clip di dubbia qualità, veramente una qualità di me. E passiamo a Raptor22, si firma nell'email così, ma in game si chiama Raizbera. Raizbera ha 2 kill, sono rimasti in 6 ed è in un fight, presuppongo. Sì, vediamo cosa fa, ragazzi. Oddio. Oddio, ragazzi, pure col lanciarazzi, incredibile. Che sta succedendo da sopra, da sotto? Mamma mia. Vai, prendi questi scudini. Interessante, questa me la guardo con piacere. È veramente pushato da tutti i lati, ragazzi. No, non finisce così. Ci sarà altro. C'è altro? Che succede? No! No, ma Trigger che è morto. Perché è morto? Rivediamo la clip. Cioè, pusha quel nemico con una cattiveria inaudita. Cioè, proprio modifica il muro, passa proprio spaccando tutto. Modifica le scale, mette scale, fa un bordello. Però è rimasto con 13 HP, ragazzi. E perde troppo tempo nel curarsi e non ce la fa. Perché questa safe toglie 2. Però non ce la fa per 0.6 secondi a salvarsi, ragazzi. Posto che poteva tranquillamente andare a piedi fuori dalla safe. Aveva tutto il tempo per farlo. Perché non lo ha fatto, visto che la safe era giù di lì? Non voleva rischiare forse di uscire dal fortino con poca vita, onde evitare di morire. Ma sei morto comunque. Te la sei rischiata, va bene. Il rischio fa parte del gioco, però bravo. Ovviamente, ragazzi, questo utente non ha bisogno di presentazioni. Siamo con Rigis RP. Vediamo cosa combina questa volta Rigis. Viene pushato comunque. Oddio! Ragazzi, Ricky regala sempre emozioni. Ma cosa ha fatto? Cioè, nonostante era sparato da lanciarazzi, bombardato da razzi un po' dappertutto, lui spara un colpo di cecchino a caso e fa un no-scope 275. Mamma mia, ragazzi, e lo distrugge. Mamma mia, ragazzi, che burro. Bravo Rikis, bravo, bravo, bravo. Mi regali sempre emozioni. Fai altro? No, mi stoppi la clip così. Sono rimasti in 9, chissà se aver vinto la partita. Probabilmente sì, vista la tua possanza. Continuiamo questa carrellata, ragazzi, di... Dio, che è successo? Questa, ma bellissima sta clip, ragazzi. Sto dicendo, continuo questa carrellata di clip con X Ricci, che mentre parlava ha fatto il devasto. Cioè, andiamo a guardare. Sono rimasti in 2, sostanzialmente. Lui ha 5 kill, quindi 1v1. Probabilmente questo sotto, ok, era un bot perché non sta facendo niente, ragazzi. Ma va bene, va bene. Però guardate che ha fatto. Fa un 360, un no scope, switch al pompa, boom. E che è? E che sei? E che sei, raga? Ma che cosa sei, X-Ricci? Ma mandami più clip. Boom! Boom! Bellissima, ragazzi, ma che clip mi avete mandato questa settimana? Madonna, ragazzi, che clip incredibili questa settimana. Mamma mia, ancora non abbiamo finito. Ancora non abbiamo finito perché questo utente, ovvero Zenox, mi manda ben 2 clip e ho deciso di inserirle tutte e due, perché sono tutte e due, ragazzi, bellissime. Sono in squad, sono tutti morti sui compagni. Hanno 10 kill di squadra, l'uno a 3. Sono rimasti in 12. Alla palla, sono della season precedente, tra l'altro. Alla bomba scudo attaccata allo skateboard. All'overboard, qui è quello che è. Però sente dei nemici. Vediamo cosa succede. Sente dei nemici. No. Fa un trick incredibile. E boom, abbatte quello così, ragazzi, dal nulla. E poi ci manda quest'altra clip, il nostro Zenox. Sono rimasti in 2, quindi probabilmente avremo una vittoria reale a 9 kill, ragazzi. Quindi vediamo cosa fa. Sente il nemico perché... penso sia una bomba di clip, ragazzi. Cioè, andiamola a rivedere, io non ho parole. Cioè, piazza la piattaforma, fa un 360, comunque un 180, spara il nemico in no scope e lo ammazza e fa vittoria reale. Cioè, ragazzi, la kill cam della vita questa. Anche quello giù, palesemente un bot. No, in realtà non era un bot. Questa clip è sempre della vecchia season, però che bomba, raga, bellissima. Cioè, merita di essere riguardata. Piattaforma 180, no scope, boom, vittoria. Che bella, poi questo slow motion in volo. Bellissimo, ragazzi, questa clip davvero una bomba. Bene, ragazzi, queste erano le clip di questa settimana. Devo dire che sono state delle clip davvero molto molto belle. Mi raccomando, continuate a mandarmi le vostre clip all'email fortelyjumpit@gmail.com per dare vita a questa serie, per comparire e per dare sempre più spettacolo alla gente che guarda questi video. Perché, ragazzi, le vostre clip sono puro spettacolo per la vista e per gli occhi. Io spero che come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto qual è stata la vostra clip preferita. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è stata la vostra clip preferita. Da Jumpitech è tutto. Ciao ciao.
I'm so good.